Maria Pio Morrone lavora già al Banco Alimentare, quindi si occupa già di volontariato e di terzo settore, direi io. In questo caso siamo proprio alla giornata nazionale del Banco Farmaceutico. Perché è importante donare e soprattutto la tua esperienza personale nel Banco Farmaceutico? Allora, io sono volontaria del Banco Farmaceutico dal 2000, da quando è nato. Quindi sono una volontaria della prima ora. È bello perché, vabbè, essendo già nel terzo settore, ho contezza di qual è il bisogno delle strutture caritative convenzionate col Banco Alimentare prima e col Banco Farmaceutico, no? Contemporaneamente. In particolare, ogni farmacia viene accoppiata ad una struttura caritativa, quindi le dottoresse, diciamo, poi organizzano un kit specifico in base al bisogno che la struttura caritativa va a Scegliere. scegliere, diciamo, e quindi il bisogno che si riscontra in quella struttura. Voglio dire, in Facciamo un particolare esempio. questa farmacia è accoppiata, posso dire il nome, con Certo. l'Oasi Francescana. Quindi l'Oasi Francescana è una struttura che accoglie persone che versano in stato di bisogno e anche di abbandono, no? O che comunque stanno per strada e quindi le accoglie, gli dà un pasto caldo, un letto, il tetto. E quindi chiaramente andiamo a prendere quei farmaci, le dottoresse consigliano e noi invitiamo le persone, appunto, dicendo dove vanno a finire i farmaci, in base appunto al bisogno e al servizio che la struttura caritativa Ad offre. esempio, è capitato negli anni passati che se appunto la struttura era un ricovero per anziani, fossero magari farmaci dedicati alla terza età. Se Esatto. invece fossero stati, non so, per Poi l'infanzia. dei farmaci appunto per i bambini, la tachipirina, lo sciroppo, i prodotti atti a, diciamo, ad aiutare i bambini quando stanno male. E così se una Caritas, ad esempio parrocchiale, voglio dire, va un po' il kit che si raccoglierà andrà a soddisfare un po' tutti i tipi di bisogno, dagli adulti ai bambini alla. Parlando con dei volontari in passato, addirittura mi è stato riferito che dei farmaci che noi facciamo scadere, e capita spessissimo, come l'aspirina, ma anche come la tachipirina, siano invece dei farmaci salvavita per altri che invece non se li possono permettere. E addirittura questa è la cosa grave, ancora in Italia oggi ci sono bambini o anche delle donne stesse che non riescono a far fronte a dei farmaci per abbassare la febbre. Infatti, l'azione del banco farmaceutico è spettacolare perché non si limita soltanto a fare questa giornata. Da poco c'è la possibilità di donare attraverso un'app che si chiama Ecco, DoLine. questo diciamolo. Quindi si può scaricare dall'Apple Store oppure da Play Store. Benissimo, adesso ci mostrerà il volantino, ovviamente, dove sicuramente vediamo un po'. Ok, quindi sì, ok, ah sì, c'è anche il QR code, quindi poi lo faremo andare in sovraimpressione. Quindi questa è una nuova attività che è il banco farmaceutico, quindi uno tranquillamente online, quando vuole, come vuole, dove vuole può donare. In più, banco farmaceutico ha rinnovato anche il logo. No? E mettendo appunto in evidenza proprio la carità in opera contro la povertà sanitaria. Quindi la carità in opera, perché è un'opera appunto che va ad aiutare chi è più bisognoso ed è sottolineata la parola carità proprio Come gesto. come a sottolineare il gesto. Io ti faccio un'ultima domanda perché so che comunque state lavorando. Questo alla fine è un gesto di carità, ma è anche un lavoro perché voi togliete delle ore al vostro tempo per dedicarvi a un bisogno, quindi anche un'ora da dedicare a questo gesto è comunque un impegno concreto. Hai da qualcosa da dire nei confronti dei giovani? Perché molte volte capita che manchi proprio questo messaggio, cioè non è soltanto una persona adulta a svolgere questo servizio, ma abbiamo visto anche gli scout. E quindi qual è il messaggio che tu puoi dare ai giovani come madre, ma soprattutto come persona che da anni aderisce a questo messaggio? Che questa attività di carità, di volontariato, aiuta soprattutto chi la fa.
E noi stiamo avendo un'esperienza bellissima con i ragazzi, sia il banco alimentare che il banco farmaceutico. Abbiamo molti volontari, addirittura nell'ultimo periodo sono state coinvolte anche le scuole. E si vede che l'IO, nel momento in cui si mette in azione, cambia perché non è, tu vai per fare del bene a una persona, ma in realtà quello che ne esce proprio edificato e gratificato è la persona che dona, perché si riceve tantissimo. E ogni anno, io questo lo posso testimoniare, è una bellezza fare la volontaria al banco farmaceutico, perché ogni anno in qualsiasi farmacia sono destinata, mi succede sempre un qualcosa che mi richiama alla bellezza a fine giornata, alla bellezza del gesto che ho fatto. Quindi non solo una medicina per il corpo, ma anche una medicina per l'anima in questo caso. Ok, io ringrazio Maria Pemorrone per il tempo che ci ha dedicato, quindi banco alimentare, banco farmaceutico in questo caso, e speriamo di vedervi presto ogni anno, perché ogni anno voi siete presenti qui a Cosenza, ma soprattutto vi chiamano, giusto? Esatto.